ciao a tutti i miei acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci stiano in piena forma. Quest'oggi vi porterò un video diverso che non ho mai fatto in vita mia. Questo video speciale consiste nell'elencarvi 5 curiosità sui pesci che pochissime persone conoscono. Quando ve le svelerò tutte 10, fatemi sapere nei commenti quante ne conoscevate. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale così da essere sempre aggiornati nella pubblicazione dei nuovi video, ma soprattutto per accedere ai post della community e ai sondaggi. Come ogni settimana vi faccio un sondaggio in cui andrò a rispondere nel video che vi verrà pubblicato a fine settimana. Trovo sia un motivo più che valido e divertente per imparare qualcosa sui pesci ogni settimana, diventando pian piano degli ottimi acquariofili. Visto che abbiamo appena parlato di sondaggi, andiamo a rispondere al sondaggio della settimana di quest'oggi. Vi ho chiesto cosa manca ai nostri pesci: le orecchie, le palpebre, le corde vocali o tutte e tre le opzioni precedenti. La risposta corretta è l'ultima. Tutte e tre le opzioni sono più che corrette. Andando quindi alla curiosità numero 1, vi ho svelato quindi una cosa che molte persone magari non sanno. Ai nostri pesci non solo mancano palpebre, corde vocali e orecchie, ma manca persino lo stomaco. È anche per questo che molte volte con mancanza di cibo di ottima qualità rischiamo di far morire i nostri pesci, perché è difficilmente digeribile. E loro, non avendo lo stomaco, fanno molta più fatica di noi. Sono sicuro che qualcuno di voi si starà chiedendo: ma come mai, visto che non hanno le orecchie, possono sentirmi quando arrivo, quando batto il vetro dell'acquario, per esempio, che tra l'altro è una cosa che non va mai fatta? La risposta è semplice: i pesci non differenziano suoni da vibrazioni, loro conoscono solo ed esclusivamente le vibrazioni. Ed è per questo motivo che, se andiamo a fare l'esempio del vetro, quando noi battiamo il vetro loro scappano, non perché hanno sentito il rumore del vetro, ma perché hanno percepito delle vibrazioni molto forti. Vi ripeto quindi, ragazzi, non battete mai il vetro negli acquari, perché è molto doloroso per i vostri pesci. Passiamo quindi alla curiosità numero 2. Quasi tutti i pesci possiedono ai lati del corpo una linea chiamata linea laterale. Che cos'è e a cosa serve? È proprio una linea che si trova ai lati del corpo del nostro pesce ed è più marcata o meno in base alle varietà e alle specie. La possiamo trovare abbastanza marcata in diversi pesci rossi, pesci gatto e anche tanti altri, ma nella maggior parte è difficile notarla. Ha una funzione importante, infatti serve a percepire tutte le vibrazioni e anche eventuali variazioni della pressione dell'acqua. Dopo questo andiamo invece a vedere la curiosità numero 3. Esiste nei nostri acquari, anche abbastanza comunemente ai giorni d'oggi, un pesce il cui nome scientifico è Cryptoterus bicirris. Chiamato anche pesce fantasma o pesce coltello, è un piccolo pesce di origine del sud-est asiatico appartenente alla famiglia dei pesci gatto. È un pesce da banco, infatti in natura lo possiamo trovare in grandissimi gruppi di decine e decine di esemplari. Predilige acque calde, quindi dai 26 ai 28 gradi, e con un pH acido. Questo pesce non è consigliato ai neofiti perché patisce molto gli sbalzi di temperatura, ma soprattutto gli eventuali cambiamenti dei valori dell'acqua. Ha una forma unica, con questa colorazione trasparente, si vede attraverso, è pazzesco, li ho potuti vedere dal vivo, sono veramente curiosi. Se vi piacerebbe approfondire questo tipo di pesce in un prossimo video, fatemelo sapere nei commenti. Andiamo dritti alla curiosità numero 4. Come mai i gurami alla base del ventre hanno quei due filamenti? Sono pinne? Ma soprattutto, a cosa servono? Dovete sapere che madre natura ha dato una funzione a qualsiasi cosa negli animali, specialmente nei pesci. Non sono pinne, quindi non hanno nessuna funzione per il nuoto, ma sono bensì organi tattili, gustativi e sensoriali in generale. Lo fanno per perlustrare l'ambiente in cui vivono, lo fanno anche quando mettiamo nuovi cibi, oppure nuovi compagni di vasca o nuovi elementi d'arredo. Li usano per perlustrare tutto quello che è nuovo e per avere la sicurezza che quello che hanno davanti non sia un pericolo. Li usano anche semplicemente per avere dei contatti con i propri simili e con tutto quello che li circonda in generale. Siamo giunti quindi alla curiosità numero 5. È una cosa che veramente pochissimi sanno. Secondo voi si può contare l'età di un pesce semplicemente guardandolo? Sì, ma no. Vi spiego per quale motivo. Molto chiaro, eh? Sì, ma no. Vi spiego subito perché ho detto così. Sapete più o meno come si contano gli anni negli alberi? Per chi non lo sapesse, per contare gli anni in un albero si taglia il tronco e si contano gli anelli che si trovano all'interno. Ogni anello vale un anno e così ti dicono l'età generale. Nei pesci più o meno è la stessa cosa, ma non dobbiamo tagliarli a metà, ma basta guardare le scaglie. Come per gli alberi, sulle scaglie dei nostri pesci ogni anno si sviluppa un anello.
Questi anelli, col passare del tempo, si sovrappongono. Il problema è solo uno. Non possiamo guardarli ad occhio nudo, solo con un microscopio. È per questo motivo che vi ho detto sì, ma no. Siamo giunti al termine anche di questo video. Spero veramente che vi sia piaciuto, ma soprattutto che abbiate imparato qualcosa di nuovo sui pesci. Come ho detto prima, fatemi sapere nei commenti quante ne conoscevate. Con questo chiudo e ci vediamo nel prossimo episodio di Philos Aquarium.